Saluto a tutti, cari fratelli e sorelle, amici cari, saluto con la pace del Signore. Voglio leggere oggi un passo della scrittura, lo troviamo in 1 Samuele al capitolo 14. Un giorno Jonathan, figlio di Saul, disse al suo giovane scudiero: «Vieni, andiamo verso la guarnigione dei Filistei che è là, dall'altra parte». Al verso 6, Jonathan disse al suo giovane scudiero: «Vieni, andiamo verso la guarnigione di questi incirconcisi. Forse il Signore agirà in nostro favore, poiché nulla può impedire al Signore di salvare con molta o con poca gente». E il verso 12. Gli uomini della guarnigione, rivolgendosi a Jonathan e al suo scudiero, dissero: «Venite su da noi, che abbiamo qualcosa da dirvi». Jonathan disse al suo scudiero: «Sali dietro a me, poiché il Signore li dà nelle mani di Israele». Fin qui la lettura. E prima di passare al pensiero della parola, volevo darvi una piccola sintesi del contesto storico. Ora, nel brano in cui abbiamo letto, il popolo di Israele si trova stanziato nella Palestina, territorio che Dio gli ha promesso di donargli per grazia. E il re è Saul, e in questo territorio ci sono ancora dei popoli cananei, nemici di Israele, stanziati, con il quale Israele dovrà affrontarli. Tra questi ci sono questi filistei, che non è un popolo numeroso, ma che ha una particolarità: è un popolo che costruisce, ha quasi il monopolio della costruzione delle armi e degli strumenti di ferro. Questo gli permette di affrontare, anche di vincere, popoli che sono più numerosi di lui, e per un certo tempo è stato anche il dominatore della terra di Palestina. Di fronte a questo popolo, Israele si nasconde, è spaventato. Vi leggo un verso dal capitolo 13, verso 6. Gli israeliti, vedendosi ridotti a mal partito, perché il popolo era messo alle strette, si nascose nelle caverne, nelle macchie, tra le rocce, nelle buche e nelle cisterne. In questa situazione
Però c'è un uomo che non si nasconde e non è spaventato, è Jonathan, figlio del re Saul, che dalla Bibbia è definita un uomo, un prode, un abile arciere, un coraggioso combattente, comunque ha delle ottime, un'ottima reputazione come guerriero. E lui non si nasconde, non ha paura, ma in questa situazione trova, diciamo, trova il coraggio di muoversi, di prendere l'iniziativa di muoversi. E questo per noi deve essere di riflessione, in quanto ci pone una riflessione e una domanda che ci dobbiamo porre è: di fronte alle sfide della vita, cos'è che impedisce di muoverci? Ora potremmo pensare che Jonathan, avendo queste caratteristiche, un abile guerriero, lui si poggia sulle sue forze, queste qualità, ma non è così. In effetti Jonathan si poggia sulla preghiera, sulla fiducia che è Dio a intervenire in suo favore. Al verso 6 leggiamo questa sua dichiarazione: forse il Signore agirà in nostro favore, poiché nulla può impedire al Signore di salvare con molta o con poca gente. Questa è la sua fiducia, è la sua spinta. Voglio portarvi un altro esempio. Nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 8, verso 23, vediamo che anche i discepoli si trovano in mare, in barca, nel mar di Galilea, e anche loro dovranno affrontare una sfida, perché all'improvviso giunge una tempesta, una burrasca, e in quel momento fanno la cosa migliore, quello di chiedere aiuto, soccorso a Gesù, che prontamente interviene in loro favore. Gloria al nome del Signore. Ma Jonathan ci parla anche di un altro aspetto. Egli ha nel cuore una convinzione ed è determinato, e questa determinazione è importante, fratelli e sorelle, se vogliamo vedere l'intervento di Dio nella nostra vita. Un intervento che però pongo enfasi non solo sulle cose contingenti di questa vita, che non è sbagliato, però vogliamo innanzitutto assicurarci che sono cose nella volontà di Dio, ma dicevo soprattutto nelle cose spirituali, per esempio una più consacrazione, un desiderio più forte di servire il Signore, abbiamo detto di consacrare la nostra vita, essere ripieni di potenza, perché fratelli e sorelle ne abbiamo bisogno, perché è indispensabile per poter essere, per attirare, per portare quelle anime che ancora non conoscono la grazia e l'amore di Dio e portarle a Lui. Penso alle nostre famiglie, ma penso anche a tanti giovani che vivono la loro vita senza dei punti di riferimento. Certo, vivono una vita terrena senza preoccuparsi della loro anima, non hanno il Signore nel cuore. Noi vogliamo, con l'aiuto del Signore, conquistarli a Cristo. Gloria al nome di Gesù. Sì, conquistarli al Signore. Sono giovani e sono da portare al Signore. E infine Jonathan, un'altra attitudine che ci mette dinanzi è i suoi sentimenti. Non sono sentimenti di egoismo, anzi lui non cerca una propria soddisfazione, ma il suo desiderio è unicamente quello di
liberare questo territorio da nemici per rendere il suo popolo un popolo completamente libero. Voglia quindi Dio far sì che questi requisiti siano anche nella nostra vita, affinché attraverso la preghiera, attraverso la speranza che Dio che interviene, la determinazione e l'altruismo, questi sentimenti possano dimorare nei nostri cuori. Quindi, cari fratelli e sorelle, non vogliamo nasconderci, ma affrontare le sfide, perché Dio possa in ogni sfida glorificare il suo nome ancora oggi. E vi voglio lasciare con un verso in Marco al capitolo 9 verso 23, dice: ogni cosa è possibile a chi crede. Pace a tutti e Dio ci benedica. Amor.